Io sono Marika e adesso ti sto per raccontare la mia storia. Qualche anno fa mi hanno detto che potevo morire da lì a 10 minuti. Da quel momento la mia vita è cambiata. Dopo un forte dolore alla gamba mi hanno detto che avevo contratto una trombosi venosa profonda e che avevo già un embolo nel polmone. È stato uno shock, era abbastanza grave la diagnosi. Il brutto è stato proprio dopo l'ospedale, le punture di anticoagulanti, tutta la terapia e il fatto di non riuscire veramente, letteralmente, a fare un passo senza vedere le stelle. Era brutto perché mi rendevo conto della fortuna che avevo io prima ad avere due gambe mobili in perfetto stato e non averle mai sfruttate appieno. Ero pigra, stavo sempre sul divano, buttavo via le mie giornate in niente, mi scorrevano via, puff, senza che me ne rendessi conto. E lì mi sono detta, perché devo accettare questa vita imposta da una società che ci vuole tutti succubi? Io mi sono rialzata, piano piano, un passo dopo l'altro, e ho deciso di farne un po' la metafora della mia vita. E non solo, ho scelto anche, sempre come metafora, di scalare le montagne per arrivare ai miei obiettivi, un passo alla volta, sempre più in alto, perché la vista più bella è dopo la salita più dura.